Scusi, lei è d'accordo per le trivellazioni petrolifere qui in Puglia? Ma è un discorso che bisogna che si decide a trovare una soluzione, se no è logico che a livello ambientale non va bene, però bisogna valutare il pro e il contro alla fine, dica, se poi risparmiamo... Le compagnie petrolifere si giustificano dicendo che si abbasserebbe il costo della benzina. Sì, che tutte queste cose qua, no, volevo dire, tutti in Puglia vogliono venire a farle. Centrale nucleare, petrolio, Italquinvia, la Taranto Macello. Per me è... può andare. Inquinerebbero il mare poi. Com'è? Inquinerebbero il mare. Ah beh, allora, visto cosa è successo nel città del... Visto, quello è un disastro veramente. È una cosa anche... veramente. Bisogna vedere poi come si. Qua poi che. Lo vogliono fare sia nella capinanata verso Foggia e poi anche nel Golfo di Taranto. Allora direi di no. Non è cosa, no. No, no. Penso di no. Perché è un disastro, se succede qualcosa è veramente un disastro. Poi non possiamo più andare al mare a fare i bagni. Apposta dico, è veramente un disastro, quello che è successo lì è una cosa veramente inverosimile. No, non sono per niente siamo d'accordo, contrari. Siamo contrari. Contrari, sì, per la tutela dell'ambiente a tutti i costi. Tutela dell'ambiente, certo, infatti, tantissimo tutelarlo. In Italia, insomma, siamo anche per al di là del luogo. È quello che è successo nel Golfo del Messico. Beh, le compagnie petrolifiche si giustificano che si abbasserebbe il costo della benzina. E non ce ne importa niente, abbiamo delle fonti alternative, forse possiamo usare quelle. Queste cose le fanno sempre e soltanto in Puglia, quindi mi sembra un po' che vado da qualche altra parte questa volta. Sono d'accordo, nemmeno per le centrali nucleari. Ma sinceramente se c'è il petrolio, sì, non ho paura del disastro. Come mai non ha paura del disastro, dopo quello che è successo nel Golfo del Messico? Perché comunque oggi senza il petrolio non possiamo fare nulla. Ma ci sono energie alternative, ma ancora non siamo pronti, evidentemente, mentalmente a portarle avanti. Quindi, sicuramente a oggi siamo costretti a farlo. Secondo me, le piattaforme petrolifere non mi piacciono. Le compagnie petrolifere si giustificano dicendo che con l'installazione di queste stazioni petrolifere si abbasserebbe il costo della benzina. Non sono d'accordo. Anzitutto perché, non so se lei ha letto per caso il libro di Jeremy Rifkin, L'economia all'idrogeno. No, non l'ho letto. Ecco, allora vi dico subito una cosa. Dal 2010 dovremmo aver raggiunto il picco per quanto riguarda il petrolio. E da quest'anno dovremmo essere sempre soggetti ai piaceri e alle decisioni dell'OPEC, cioè dei Emirati. Perché sono i maggiori produttori di petrolio del mondo, prima cosa. Seconda cosa, il costo della benzina non potrà diminuire più. Perché? Perché essendo la produzione sempre minore rispetto a quello che fa bisogno, il petrolio comunque aumenterà sempre. Ormai il costo della benzina non subirà più cali di prezzo. Okay. E questo è risaputo, insomma. Per cui può fare un appello ad utilizzare i mezzi che non i mezzi come bicicletta e altri. Ma guardi, io le dico una cosa, io la macchina ce l'abbiamo tutti, però io uso abbonamenti dell'autobus, biglietti dell'autobus, va bene? Io uso i mezzi pubblici.